Ovviamente però non fatto da me. Pancake per tigri, scusami. Vabbè. Pancake o pancakes? Pancake. Tu non dovresti ancora essere. No, lo so. Pancake per pigri del coach. Ovviamente sono talmente pigro che ho chiamato i rinforzi. Ecco il mio rinforzo. Eccomi qua. Pollo. Ho chiamato rinforzi proprio per questo motivo. In 13 anni avrò fatto i pancake sì e no una ventina di volte, quindi una media di 2 volte all'anno nemmeno, perché mi scoccio tantissimo. Quindi ho ottimizzato il tutto, non solo è una ricetta per pigri con una persona che lo fa per me, e ovviamente lei, la mia assistente. Cioè, lei farà tutto, io sarò l'assistente inutile, ma che proverò a far finta di fare qualcosa. E adesso vedrete, se fate la dieta non potete non aver fatto mai un pancake, perché è semplicissimo da fare, soddisfa. Poi in questo modo. Dici. Poi in questo modo. Con una persona che ve lo fa, soddisfa tantissimo e soprattutto a colazione come spuntina avete un'alternativa dolce un po' diversa. Quindi procediamo. Gli ingredienti, bene o male, sono sempre gli stessi, cioè farina d'avena, proteine in polvere, banana, albumi, uova, olio di cocco giusto per ungere un po' la padella e burro di arachidi. La preparazione sapete già, per pigri, quindi semplicissima. Andiamo. Allora, siccome siamo molto pigri, pesiamo tutto direttamente nel contenitore del frullatore. Quindi iniziamo mettendo prima 150 ml di albumi, che sennò si attacca tutto sotto, se mettete la farina succede un macello. Ok, dopodiché... E un uovo intero. Sì, uovo intero, vai. Rompi tu? Rompo io. Rompi tu, dai, prenditi. Vai, prendilo a volo. Uno, due. Vai, un altro, no, uno, due, vai. Ma questo, vai, vai, l'altro. Già che smettila. Allora, tieni, rompi un uovo, per favore. Vai, Mirko. Io che ci sto pure, capito, al gioco. Vai. Ok. Che tecnica, eh. Questo uovo sparirà in un secondo, uno, due. Magia. Poi ovviamente togliamo la bilancia. Allora, noi usiamo come farina d'avena questa aromatizzata della Tsunami. Codice sconto Warfit 10, gusto stracciatella. Potete anche mettere qualsiasi farina d'avena, anche non aromatizzata, poi magari ci mettete il cacao, la cannella, aroma di vaniglia, fiocchi d'avena, insomma, qui vi potete sbizzarrire. Ok, ora siamo a 60 grammi, giusto 10 grammi. Noi come quantitativo usiamo 70 grammi, che è un range, bene o male, che a quasi tutte le persone va bene, non è eccessivamente alto né eccessivamente basso, e ci uscirà un bel composto. Ecco, ce l'hai fatta? 2 grammi. E vabbè, okay. Tanto loro non vedono, puoi mettere pure 100 grammi. Sono 70. Poi mettiamo 15 grammi di proteine in polvere. Un'altra cosa, noi usiamo queste Tsunami gusto Ferrero Bonbon Rocher, ma non dovete per forza usare le proteine in polvere. Lo so che tantissimi di voi non usate le proteine in polvere, anziché le proteine potete anche mettere un vasetto di yogurt greco bianco oppure semplicemente mettere più albumi, però le proteine ci danno un... quel gusto in più, dai! Gusto in più, dai! Quel gusto in più, dai! Però diciamolo che siamo ospiti di Casa Store Salerno. Mirko, metti l'indirizzo. Ok, c'è? Non è che sì, non hai messo? C'è. Ok, c'è. Procediamo mettendo le proteine. Ok, 15. Mamma, hai visto come sono precisa? Infatti hai messo 17. Ah, vabbè, erano 15. Silenzio. Adesso ho un compito per te. Devi tagliare la banana. Prendine una, più o meno... Solo una cosa, io anche se non ho mai fatto tantissimi pancake nella mia carriera da cuoco, non dovete per forza usare la banana. Quindi qui potete scegliere se mettere la mela. Ma viene meglio con la banana. No, vabbè, però c'è chi non piace la banana, dice metta la banana, non vuole mettere la banana. Poi, è una disapprovazione. Più gustoso con la banana. Però. Vabbè, però se non vi piace potete anche mettere i mirtilli e altri frutti, direttamente nel composto però non frullato. Quindi considerate che se mettete la mela
i mirtilli, le more, comunque frullando sarà più acquoso l'impasto, quindi poi questo mettete direttamente intero all'interno. Però è meglio la banana. Vabbè, quindi noi mettiamo più o meno, avevamo detto 50, vedi che professionalità nel tagliare la banana, vedi qua, mettiamo 50 grammi di banana all'interno, che ci darà un retrogusto ovviamente di banana. E lasceremo 50 grammi, ok. E questo che fa? 58. E questo se lo mangia Mirko, eh? Un pezzettino di... Questa qua però che avanza metteremo dopo a ricetta ultimata. Ora passiamo allo step successivo. Se avete anche un pochettino di latte o latte di mandorla potete aggiungerlo ovviamente. Sì, così allungate leggermente il composto. Però questa è la ricetta da pigri, quindi meno cose mettiamo meglio sarà. Vai. Manco lei chiuso bene comunque. Abbiamo frullato tutto il composto, però dobbiamo cambiare un attimino i nostri piani. La ricetta per pigri prevede questo pentolino qui, dove mettiamo tutto il composto a fiamma bassa. 10-15 minuti ed è fatta. E ti uscirebbe un tortino piccolino già cotto. Però questo non è a induzione, quindi adattati. Ci siamo un attimino adeguati, però andrà bene lo stesso, forse, vedremo. Ho i miei dubbi. Quindi però. Ora che facciamo? Ci mettiamo giusto un po' d'olio di cocco per ungere il pendolino e poi procediamo. Okay. Ungiamo per bene. Un consiglio: fiamma bassa, perché se è troppo alta cosa succede? Si brucia sotto, non si cuoce sopra e quindi succederà un casino. Che cos'è? La banana là in mezzo? Vabbè, bene. Fa parte di tutto. Ora aspettiamo 10 minuti e torniamo col pancake per girarlo. Allora, una volta che lo vedete così, in questo modo, andate a fare questo movimento. Posso provare a girarlo con una spada? Fammi provare. Per staccare i bordi. Faccio così. Bianca, secondo me no. Secondo me ce la faccio. Provaci. Faccio la spadellata. Io, secondo me no. Ti fidi? Tu ti fidi, Mirko? Io non mi sposo. Bianca, secondo me no. Lasciamo. Bravo. Che perfezione. Bellissimo. Ce l'abbiamo fatta, non abbiamo rotto il pancake, quindi già qui il risultato è quasi ultimato. Esatto. Ora dobbiamo semplicemente impiattare. Andiamo. Taglio, no? Taglio. Oh, tagliala, no? Ma quello fuoriesce poi. Che dici? Che chiedi a loro? Che voi che dite? Come appoggio che fuoriesce? Tagli in padella. Sai che non è stata una buona idea fare questo pancake insieme. Sì, che è stato. Sei tutto storto, guarda là. Ma è il yin yang, conosce? Mamma Zanca, madonna mia, ma perché te l'ho fatto partire? Perfetto questo. Mo lo aggiustiamo, 1, 2. Ecco qui, abbiamo sistemato il nostro pancake. Oh. Condiamo con 20 grammi burro d'arachidi, tsunami, questo, vedi, che cremosità. Dopo chi si mangia questo qua? Chi se lo mangia? Chi se lo mangia? Ovviamente Mirko. Un po' il video maker. E questo è il nostro risultato finale. Non male. Doveva venire diverso. Vabbè, però non male. Mi conoscete già. Noi troviamo sempre una soluzione. Sì. Sistemiamo sempre tutto. L'odore c'è. Sì. Sembra buono. Chi farà l'assaggio? Tu? Mirko? Io dopo. Il mio pancake fa valore. Visto che bel pancake ho fatto. Io ho tagliato la banana. Sì, ma... L'ho girato io. Buonissimo. Buono. Se vi è piaciuta questa ricetta, mettete like. Quando la farete, taggateci su Instagram, pancake per pigri. Ci vediamo al prossimo video. Alla prossima. Ciao. Ciao.